Ogni volta mi confondo, Gianni Morandi, Mike Buongiorno, vabbè, uno di questa gang Mike, qua. Mike. Dite Mike, ok. Allora, le domande sono 10, siete pronti? Vai. Allora, sono 4 opzioni di risposta, vi chiederò di confermarmi quella che ritenete giusta, un punto a domanda. Cominciamo dalla prima domanda. È in corso alla Triennale di Milano una mostra dedicata all'arte povera. In che periodo è nato questo movimento artistico? A. Inizio Novecento. B. Metà anni 40, e qui se la ridono. C. Metà anni 60 e D. Inizio anni 80. Vai, se devo la dirlo, dico inizio anni 80 soltanto perché era un periodo ricco, visto che arte povera. Squack! Che cazzo ne so. Però era metà anni 60, non sei andato neanche troppo lontano, c'è da dire. Però è bello il qua qua. Il qua qua qua, sì, quando sono venuti qua a surfare hanno passato metà del tempo a rifare praticamente il qua qua qua. E continuiamo invece dicendo che oggi è il 7 novembre, oltre un secolo fa, precisamente nel 1903, nasceva Konrad Lorenz, certo. Zoologo austriaco noto per aver effettuato i primi studi attorno a quale dei seguenti campi? Io me lo ricordo dalle elementari, pensate un po'. A. Selezione naturale. B. Trasmissione genetica. C. Comportamenti anomali dell'animale. E D. Imprinting. Rosa Morris. Sì, comportamenti anomali dell'animale, assolutamente. Squack, squack, anche qua, ragazzi. Era l'imprinting. Non vi ricordate dell'occhietta Martina che usciva dall'uovo, vedeva Konrad Lorenz e iniziava a seguirlo ovunque, persino in bagno? Praticamente la teoria dell'imprinting sostiene che l'animale vede un soggetto, il primo soggetto che vede alla nascita lo riconosce come madre. Se volete provare, prendete un pulcino. Io ho visto Davide. Sì. Ah, beh, allora dai. Sono la mamma. Hai una buona mamma. Continuiamo, vediamo se leggete il giornale la mattina. No. Quale mattina? Questa mattina in questo caso. Oggi in Grecia viene varato un nuovo governo di coalizione per rispondere all'emergenza economica in cui il paese si trova, di cui si è parlato ormai da tantissimo tempo, purtroppo. Chi sembra essere favorito, e qua già se la ridono, e probabilmente a questo punto è già stato eletto, e non lo so, doveva essere oggi la cosa a ricoprire la carica di primo ministro? Ah, io lo so, lo so. Tu lo sai, allora. Sandro Pertini. No. Io gli direi le 4 opzioni prima di farli sparare. A. Papademos. Ho scoperto che un sacco di nomi dei greci iniziano con Papa. B. Papandreou. Papa Winnie. C. Samaras. E D. Samara. Venizelos. Papa Giovanni. Davide lo sa. Papandreou. E qua, qua, era il governatore del primo ministro dai, fino ad ora. Merda. Gianluca, dai, cazzo. Allora, passiamo a Indirock italiano più spicciolo. Vediamo se in questo caso siete preparati. È italiano, sì. Giovedì suoneranno gli Zen Circus al Magnolia. Come si chiama il nuovo disco appena uscito della band toscana? Proviamoci. Vai con le opzioni. A. Andate tutti a fanculo. B. Nati per subire. C. La morale. E D. Io tra di noi. Nati per subire. E questa la sanno. Grande Morris. Vedete che l'indie rock italiano vi fa recuperare. Continuiamo. Allora, dovete sapere che ogni volta che facciamo questo quizzone mettiamo una domanda sugli avversari che vi hanno preceduto, quindi in questo caso sui Couchsurfari. Ok. Allora, stanno festeggiando, tra l'altro domani festeggeranno il loro compleanno al Rocket, stanno compiendo gli anni in questo periodo, non ho ben chiara la geografia dei loro compleanni, comunque gli facciamo gli auguri. E vogliamo sapere quale tra le seguenti non è una band di provenienza di uno dei membri della band Couchsurfari. A. Sotto pressione. B. Mercy Miss Monroe. C. Samurai. E D. Greenlight July. Il primo. Immerso in Samurai. Allora, avete detto 3 opzioni diverse, decidetevi. Laura, tocca a lei. Quindi la risposta è? La 1. La 1, è sotto pressione. E qua non ci siamo. Devo dire, le avete dette tutte e 3 quelle in cui suonavano. Ecco. Erano il Greenlight July. Sono coerenti. O Julian, insomma. Ma noi le abbiamo sbagliate tutte e 3. Però, comunque dai, vi siete distinti perlomeno per questo motivo. La coerenza e ignoranza. Continuiamo dicendo che l'11 novembre esce il nuovo film di Pupi Avati. Si chiama certo. Il cuore grande delle ragazze. Vabbè. E vede la partecipazione come attore protagonista, qua tenetevi forte perché la notizia è abbastanza orribile, una nota pop star italiana. Di chi si tratta? E qua i nomi sono uno meglio dell'altro. A. Eros Ramazzotti. B. Cesare Cremonini. C. Daniele Silvestri. O D. Tiziano Ferro. Cesare Cremonini. Tiziano Ferro è solo perché. No, io prendo giusto e lascio la parola alle donne perché effettivamente ero Cesare Cremonini.
È ambientato in periodo fascista, c'è Cremolini con queste bellissime bretelle che vuol sembrare un uomo del passato. Devo ammettere che il risultato è abbastanza divertente. Dovete sapere anche, e qua sospirerete, qualcuno di voi ha studiato economia? No. Essendo Radio Bocconi ci permettiamo sempre di fare almeno una domanda a sfondo economico. Vai. Nessuno l'ha mai azzeccata. Su sfondo Davide ha avuto un sussurro. Ecco, infatti. E solo sulla parola sfondo. Allora, chi è l'attuale presidente della nuova Banca Centrale Europea? Attuale. Mario Draghi. Ragazzi, così. Ecco. Così. Ce l'abbiamo solo noi. Veramente notevole, notevole. E qua giustamente si battono il 5. Continuiamo. Domanda numero 8. Questa sera stanno suonando i Rapture al Tunnel. Dove Cava, che saluto da dietro il vetro, salutando anche Jenna e Giovanni, che oggi ci mi sta dando una mano preziosissima. Il nostro Gianna, perché qua è tutto uno scioglilingua. Jenna, Giovanni, Gianna. Il nostro Gianna che fa i video. Com'è oggi per fare i video? Facile, difficile, mi muovo un troppo? Un po' tanti, direi. Siamo troppi, strano, non succede mai, eh. Quando sono pochi ti lamenti che mi muovo troppo. Quando sono tanti, sono tanti. Vabbè, Gianna si lamenta. Allora, dicevamo, questa sera stanno suonando i Rapture al Tunnel. Il Cava non è riuscito ad andare, è venuto qui. La loro canzone è Cosa è stata utilizzata come sigla iniziale di un telefilm. Vediamo se sapete quale. A. How I Met Your Mother. No. B. Misfits. C. Breaking Bad. E D. Samantha Wu. Misfits. E qua si rivelano preparati. Stanno recuperando alla fine. Sotto my own. Questa è facile. Se, se facevate dolcetto scherzetto da bambini, la sapete. No, non la facevate? No. Allora proviamoci. È da poco passato Halloween. Qual è il nome tradizionale della zucca intagliata? Qual è negli Stati Uniti, insomma, nei posti in cui si è originata questa festa? Jack. Aspetta. Dillo. Jack O'Lantern. E anche qua le risposte vengono date. E allora? Adesso domanda, seguite la musica, diciamo, contemporanea, MTV, queste cosacce qua? Assolutamente no. Bravi, neanche io. Però da quando sono responsabile musicale di Radio Bocconi, è giusto, un punto in più. Applausi. Grazie, Jenna. Tra l'altro non è neanche la gioia di sentirli, sono senza cuffie. Allora, da quando sono responsabile musicale di Radio Bocconi, mi tocca seguire queste cose. E quindi oggi sbirciavo e facciamogli la domandina, vediamo se sono bravi. Secondo voi, chi è il primo nella Rock Top 10 di MTV Italia? A. The Drums. B. Coldplay. C. Lenny Kravitz. D. Bruno Mars. Nella rock. Ma cosa fa di rock Bruno Mars? Ho detto che rock, sono solo le opzioni. Lenny Kravitz, cioè l'individuo più inutile. Confermate Coldplay. No, ma sarà quell'individuo più inutile nella storia della musica che è Lenny Kravitz. Coldplay. Decidetevi, so. Io ascolterei le donne. Mi fido di lei. Coldplay. E sono i Coldplay, infatti. Cava, non fare quelle facce. C'è una donna in studio, sono felice. Mi è capitato solo due volte finora. Sai che tendo a fare un po' di favoritismi. Allora, beh, vi siete ripresi in questa seconda parte, devo dire. Avete. Ma noi siamo così, siamo un diesel. Era l'emozione. Allora, preparatevi, perché fra un po' arrivano i pezzi dal vivo. Se riusciamo a coordinare tutto, vediamo. E quindi saranno carburatissimi. A questo punto ci andiamo a sentire un pezzo che è una hit di Ben Harper. Questa è Waiting for on a Sign. New stuff.